Obiettivo Friuli, voce a confronto e attualità del territorio sotto la lente, a cura di Claudia Brugnetta. Ripartire l'Italia che verrà sarà il filo conduttore dell'edizione 2017 del Future Forum in programma a Udine da martedì 14 a sabato 18 febbraio. Una settimana di incontri, anche quest'anno, frutto della collaborazione tra diversi curatori che stanno coordinando la presenza a Udine di studiosi, analisti ed economisti internazionali pronti a spaziare tra tanti e importanti temi. I nuovi equilibri economici e geopolitici mondiali, il futuro del lavoro, la digitalizzazione e l'innovazione, con particolare focus alla nuova agricoltura e ancora la semplificazione, le tasse e la burocrazia le nuove città e le rigenerazioni urbane, le grandi migrazioni e molti altri. A tutti voi in ascolto, buona giornata da David Zanirato. Ben ritrovati ad Obiettivo Friuli, il programma cura di Claudia Brugnetta che va in onda dagli studi Rai di Udine, grazie ad Arianna Zani in regia e al tecnico del suono Daniel Aposto. Pronti dunque ad immergerci in questa edizione 2017 del Future Forum? Lo faremo in compagnia di tanti tanti ospiti, a partire da Renato Quaglia, che è il project manager del Future Forum, e a Gabriele Giacomini, che è l'assessore all'innovazione del Comune di Udine, qui in studio con noi. Ma avremo dei collegamenti telefonici con illustri relatori protagonisti di questo evento: Agostino Reitano, Cultural Manager, Francesco Cancellato, direttore del quotidiano online l'Inchiesta, e ancora Daniele Pitteri, esperto di culture digitali. Il progetto dunque del Future Forum nasce da un'intenzione della Camera di Commercio di Udine per adempiere in modo innovativo ai compiti di sostegno alla crescita economica e sociale del territorio. Inaugurato nel 2010, questo foro del XXI secolo si è proposto e si continua a proporre come luogo di incontro fisico e digitale sia per le aziende che per i cittadini e le istituzioni, dove poter proporre idee confrontare esperienze, conoscere buone prassi, suggerire progetti e sperimentazioni innovative per il Friuli che verrà. Renato Quaglia, apriamo con lei. Sta crescendo piano piano questo Future Forum, ma sta dando già molte soddisfazioni. Sta dando soddisfazioni perché questa è una regione che è capace di, di accogliere, sta cercando il nuovo, è una regione che ha compreso, è un'area del nostro Friuli che ha compreso che i tempi sono mutati, ha compreso che questa crisi non è temporanea ma è la condizione nuova in cui ci troviamo, è lo scenario nuovo, il paesaggio nuovo che siamo chiamati ad abitare e quindi ha tutto l'interesse, l'attenzione, la curiosità ma soprattutto la necessità di comprendere cosa e come in altre parti del mondo si stanno regolando le comunità. Si Produttivi, quelli della formazione per affrontare questo nuovo status, questo, questo nuovo tempo. Gabriele Giacomini, assessore all'innovazione del comune di Udine: è un vanto anche per la città poter ospitare questo evento e eh, continuare a mantenere questo ruolo all'interno del Friuli Venezia Giulia, ma dell'intero Nord-Est come eh, capitale dell'innovazione e della discussione sul futuro. Sì, Udine è una città che ha una grande tradizione dell'innovazione, ecco permettetemi questo soltanto apparente paradosso, è appunto Malignani, ad esempio una figura che è stata molto importante nella storia della città, di grande innovatore e la nostra ambizione è quella di fare in modo che ci sia un ecosistema, un ambiente adeguato per fare in modo che Udine... Continui questa sua grande tradizione di innovazione e sicuramente l'iniziativa promossa innanzitutto dalla Camera di Commercio è molto utile proprio perché eh, servono nuove competenze, serve una, una dimensione, un orizzonte culturale. Che possa dare gli strumenti appunto per i giovani, per, eh, ci sono tanti studenti che anche eh, ogni anno partecipano a Future Forum, loro sono il futuro eh, dal punto di vista proprio biologico del termine, ma anche tanti professionisti, eh, amministratori pubblici. Eh, anche anche l'anno scorso è stato coinvolto in Future Forum anche l'amministrazione con dei tavoli di lavoro, un progetto del 2024, per pensare alla Udine fra dieci anni. Quindi questo, appunto, è, un, è una grande spazio di confronto, di cultura, di approfondimento, che di questi tempi è quanto mai necessario. Dicevamo che tutto è partito nel 2010 attraverso il Friuli Future Forum, uno spazio sia fisico che virtuale, promosso dalla Camera di Commercio di Udine, uno spazio che poi si è evoluto nel Future Forum e abbiamo chiesto al Presidente della Camera di Commercio di Udine, Giovanni D'Apozzo, come mai sia stato scelto per eh, questa edizione il claim a Ripartire l'Italia che verrà. Ascoltiamo il contributo raccolto nei giorni scorsi durante la conferenza stampa di presentazione. Ripartire l'Italia che verrà, questo è il claim scelto perché? Perché riteniamo che soprattutto in una fase come questa di grandi trasformazioni eh, a livello non solo nazionale, non solo europeo ma a livello internazionale trasformazioni e eh, anche discussioni su quelli che sono i grandi temi come la globalizzazione e l'immigrazione che stanno impattando su tutta l'economia e soprattutto quelle. Ad eh, economia avanzata, eh, parlare di, di un'Italia che riparte, quindi non abbiamo voluto dire il Friuli che riparte o l'Europa che riparte, abbiamo voluto incentrarlo diciamo, sul nostro paese, che alla fin fine è quello che determina anche le dinamiche di crescita a livello territoriale, a livello regionale, sia importante. Ma ne parliamo un ripartire non solo in senso economico che sarebbe anche troppo facile parlarne dopo una crisi che sta segnando dei segni negativi da moltissimi anni, solo di recente abbiamo cominciato un po' un'inversione di tendenza, ma un'Italia che riparte all'interno della sua società nel termine più complesso, quindi all'interno del welfare, all'interno di quelle che sono le dinamiche dei nostri centri urbani all'interno di quelle che sono le dinamiche del mondo del lavoro. Ecco, questo è il nostro contributo che vogliamo dare in un momento come questo, ma lo vogliamo dare ehm, raccogliendo tutte quelle che sono le contaminazioni di interventi, di relatori che provengono da lì fuori del nostro paese, dove magari certi momenti che noi stiamo, certe situazioni, certe problematiche che noi stiamo affrontando, magari o le hanno già affrontate o in una condivisione, in una contaminazione si possono capire meglio quali possono essere delle soluzioni agli stessi problemi. Si partirà con un ricordo di Zygmunt Bauman eh, che proprio al Future Forum dello scorso anno tenne una lectio magistrale, forse l'ultima eh, con lui presente. Sì, questo è un ricordo che vogliamo fare a un grandissimo personaggio. Penso che sia stata veramente l'ultima, l'ex magistrale, quella che ha tenuto a Udine. Il ricordo non è solamente alla persona, ma anche e soprattutto a un sociologo e al modo di eh, porre il ragionamento. Troppo spesso eh, noi ci abbandoniamo a un tweet, eh, a una mail, eh, a un a un sms ma eh, c'è bisogno soprattutto in una fase di grandissimi cambiamenti planetari come quella che stiamo vivendo di un confronto molto più approfondito di ragionamenti di scontri di, di valutazioni che possono non possono essere fatte in modo così banalizzato utilizzando quelli che sono gli strumenti quotidiani e quindi è un invito anche eh, alla politica, all'economia, al mondo delle associazioni, del sindacato, a tutta la società nella sua complessità, a ricreare dei momenti di confronto, di valutazione e di ragionamento. Ci sarà comunque, eh, a parte eh, l'Italia, anche un focus sul Friuli Venezia Giulia perché eh, ci avviamo ad un anno molto importante sotto il profilo anche politico e anche in questo caso voi volete consegnare una agenda di eh, priorità a quelle che naturalmente il mondo economico eh, del territorio da tempo va sostenendo. Sì, abbiamo molti relatori che in questo momento sono dei protagonisti della politica attuale che si confronteranno chiaramente non su temi politici, ma su temi socio-economici e, e sarà l'occasione anche per capire quelle che possono essere delle diversità di interpretazione. Un'Italia aperta, un'Italia che eh, guarda soprattutto alle sue potenzialità e che delle sue peculiarità che sono molte volte state vissute nel passato in modo negativo, parliamo di una capacità soprattutto della micro e della piccola impresa ad essere vivace in tutti i settori, nell'agricoltura e quant'altro, nell quant sia un elemento da eh, mettere a regime, metterlo a regime in un contesto di innovazione, eh, legarlo a quelli che sono i processi eh, dei centri di ricerca, del, delle università, ma sia una peculiarità che non dobbiamo risperdere. Abbiamo delle cose uniche eh, al mondo eppure non riusciamo a trarne beneficio. Ecco, l'Italia che verrà è sì guardare intorno a noi ma capire cosa siamo noi e su questo tirar fuori il meglio. Queste dunque le parole del Presidente della Camera di Commercio di Udine Giovanni d'Appozzo, Renato Quaglia. Condivisione e contaminazione sono queste un po' le parole chiave, il filo conduttore eh, nell'architrave dell'evento. Sì, questi sono alcuni dei termini che stiamo imparando a usare in maniera diversa, nel senso che siamo entrati in un'epoca in cui eh, si cominciano ad imporsi proprio nel nostro linguaggio, nei nostri discorsi, delle parole nuove, che sono ad esempio condivisione intesa proprio come sharing economy, che sono rigenerazione. Abbiamo imparato invece in altri anni a parlare di riuso, a parlare di ricostruzione. Abbiamo, adesso proprio parliamo di rigenerazione come se le nostre città fossero dei corpi, eh, diceva la Varra, esausti, che hanno bisogno di... Essere essere davvero rianimati. Eh, parliamo di eh, ripartenze, parliamo di condivisione di responsabilità, ma anche di ricchezza. Che l'1% del pianeta detenga eh, tutta la ricchezza, il 99% della ricchezza del pianeta e così al contrario per, per chi resta, è un dato di cui non possiamo non tenere conto nel momento in cui quella che abbiamo imparato a conoscere in altri decenni come la cosiddetta classe media, cioè uno sviluppo progressivo diciamo, no? delle possibilità di inclusione, di, di, di benessere delle persone, ormai è schiacciata verso il basso e, e ci troviamo di fronte a fenomeni che tra l'altro il Future Forum affronta eh, parlando di nuove povertà. Ricordiamo che tra i nostri ospiti c'è Eldar Shafir che è il teorizzatore con il libro Scarcity di diversi anni fa negli Stati Uniti, il teorizzatore uno dei primi a discutere quali dovevano essere gli interventi per cercare di affrontare il tema delle nuove povertà. Avremo qui anche Carlo Borgomeo che è il presidente della Fondazione Sud, Fondazione di Fondazioni Bancarie. Qui il governo ha appena affidato il piano per il contrasto alla povertà educativa infantile, che è uno dei problemi più, più grandi che questo Paese sta affrontando, avendo riconosciuto, in realtà non ancora pubblicamente, perché non lo riconosciamo come fenomeno, ma purtroppo il dato numerico lo, lo, lo riconoscerebbe come fenomeno, avendo come dire, compreso che la povertà ormai è un argomento che, con cui dobbiamo fare i conti, cose che noi non conosciamo dagli anni Sessanta e quindi dal, dall'immediato dopoguerra. Adesso abbiamo, siamo di fronte a questo fenomeno della povertà e... Non solo è, tocca come dire, il mondo adulto, ma soprattutto sta toccando le generazioni più giovani. Allora eh, Borgomeo che sta seguendo questo progetto, che per ora è nelle regioni del sud, ma sta arrivando anche nelle, nelle regioni del nord, e anche la nostra sarà oggetto di, questa, di questo tentativo di intervento governativo, Dico, Borgomeo, Shafir e eh, molti anche dei nostri relatori affronteranno un tema che in qualche modo attraversa un po' tutto il Future Forum. È cambiata la condizione economica di ognuno di noi. Lo percepiamo, lo sentiamo, lo viviamo in maniera più o meno drammatica, ma certamente è cambiato tutto e continua a cambiare. Mentre noi ci rendiamo conto di cosa sta cambiando, ancora una volta lo scenario cambia. Ripartire allora che è il titolo di questo Official Forum, che comincia il 14 di febbraio e finirà il 18 di febbraio. E, e comincia tra l'altro con una visione eh, geopolitica di dove sta andando il mondo, cosa sta accadendo con le scelte di Trump, che cosa sta accadendo con la Brexit, se l'Europa rimarrà ancora unita opp oppure no e anche le indicazioni della Merkel di questi giorni lo fanno temere in un senso o in un altro intendo dire e, insomma questo Future Forum eh, si è dato come titolo ripartire come ascoltavamo poco fa il Presidente D'Apozzo diceva, ma ripartire può significare anche ripartire nel senso di suddividere, non dire, solo di di iniziare, rimettersi in moto, ma anche suddividere le responsabilità da un lato e forse anche la ricchezza dall'altro. Assessore Giacomini, nella dimensione locale, quella di un'amministrazione comunale, di un comune grande, capoluogo come Udine, capoluogo del Friuli, questi elementi che iniziava a delineare eh, quaglia come appunto il tema della povertà si vivono quotidianamente e probabilmente eventi come questo aiutano a guardare a dei modelli che in altri luoghi, in altre parti del mondo eh, possono funzionare come contrasto, come risoluzione del problema. Ma sì, io credo sia davvero eccellente il modo in cui la Camera di Commercio intende la sua missione attraverso anche questo, questo spazio, che è Future Forum. Eh, ad esempio, il tema, il tema della povertà è un tema importantissimo: il tema della disuguaglianza, lo vediamo appunto anche nei nostri territori. Ma perché è importante il tema della povertà? Non perché la povertà sia una cosa che non vada bene di per sé e sappiamo che non va bene di per sé, ma anche perché appunto ha delle implicazioni economiche molto importanti. Cioè Ford, il fondatore della nota casa automobilistica, diceva ad esempio che io devo costruire un'automobile che può essere acquistata dai miei operai, il che significa che i miei operai devono avere un salario sufficiente per poter acquistare l'automobile. E questo lo diceva Ford perché? Perché era per calcolo economico, per interesse economico, perché una buona economia delle, delle imprese riescono a funzionare nel momento in cui appunto c'è una grande massa di persone che è in grado di, di acquistare dei prodotti. Ecco che il tema del, della povertà e della disuguaglianza ovviamente non va bene innanzitutto per, dal punto di vista etico, ma non va bene anche perché, anche perché mina alle basi. E quella che è poi, diciamo così, i meccanismi virtuosi dell'economia. Quindi, insomma, il fatto che un ente come la Camera di Commercio affronti questo tema mi sembra che sia, sia molto importante perché permette di avere un, una visione vasta, completa, non, non ideologica, non parziale, ma invece, ma invece integrale. E riguardo ovviamente anche la città di Udine, parlava prima Renato Quaglia del tema della rigenerazione urbana, anche questo è un tema importantissimo ovviamente, fra l'altro è un tema che negli ultimi decenni ha toccato Udine molto da vicino. Io mi ricordo quando ero ragazzino amavo, amavo andare con mia mamma, prendevo l'autobus 4, andavo, amavo andare con mia mamma in centro. A Udine mi ricordo che il centro di Udine era popolato da moltissimi militari. Che facevano il servizio di leva. Ebbene, adesso questi militari non ci sono più perché per, per questioni anche geopolitiche, no, di cui parleremo anche eh, a Future Forum, eh, il mondo è cambiato, si, si, è, si è spostati verso un esercito di professionisti, quindi diciamo così, questi, questa grande massa di militari non abitano più Udine, però è arrivata l'università. E, e quindi, diciamo così, dove una volta c'erano appunto caserme militari armi, adesso ci sono studenti, case dello studente e aule, aule universitarie e questo è ad esempio un modello di rigenerazione interessante, ma ovviamente è da ripensare perché anche a Udine sappiamo che ci sono anche molti, molti luoghi, anche appunto ex caserme che devono essere rimesse in gioco, alcune le stiamo rimettendo in gioco anche con contributi del governo, però appunto interrogarsi di questi temi è molto importante. E, e, e Future Forum, credo il programma di quest'anno di Future Forum riesca a cogliere davvero quelli che sono gli aspetti chiave per un futuro sostenibile e il più possibile inclusivo e quindi di sviluppo per tutti. A proposito di programma, scorrendolo si riescono ad evidenziare sette macro eh, temi di discussione, giusto Redanto Quaglia? Sì, certamente il primo, come, come accennavo, riguarda la geopolitica, ci cioè, stanno accadendo delle cose, il mondo sta cambiando intorno a noi, lo ascoltiamo ogni giorno alla televisione. Quando parliamo di terrorismo, lo leggiamo sui giornali, quando comprendiamo che le sfere di influenza sovietica, piuttosto che invece ora il cambiamento che l'America di Trump sta dando alle linee su cui Obama si era mosso precedentemente, pensiamo solamente a Cuba, all'Iran. Insomma, eh, ci, sta, sta cambiando la geopolitica, e questo interessa gli imprenditori che devono comprendere anche dove si investe, dove è possibile investire, ma anche chi dovrà pensarsi come ormai è costretto a pensarsi eh, professionalmente in una dimensione internazionale, perché anche. I, i giovani, gli studenti di cui parlavamo prima, a cui di fatto, come diceva Giacomini, il futuro davvero appartiene, devono, sono ormai dei cittadini del mondo e, e la, la, la possibilità di, di finire i propri studi piuttosto che andare a cercare lavoro quando specializzato in altrove è un dato che, come dire, che, che impatta, che viene determinato anche insomma, dagli scenari internazionali. Ma questo è uno dei temi perché... Anche il tema della sicurezza del territorio dopo il terremoto del centro Italia, durante meglio il terremoto del centro Italia, eh, riguarda anche noi, c'è cioè una messa in sicurezza del territorio a cui qualcuno sta cominciando a pensare eh, per, eh, perché comunque eh, i territori friulani insomma, continuano ad essere esposti, eh, naturalmente sperando che mai questo debba accadere, ma comunque essere potenzialmente esposti a quei movimenti. E qui, da Muradori e Contessi, Sandro Fabbro, insomma il componente della, della quarta commissione Consiliare del ter territorio, che Alessandro Colauti, insomma ne parleranno. Di nuovo parleremo ancora di, eh, di internazionalizzazione parlando di Brexit, avremo Udin Magnus Reiner che è uno dei consulenti dei, degli ultimi governi inglesi che si trova ad affrontare, uno dei principali consulenti si trova ad affrontare il tema della Brexit, argomento su cui eh, come dire, è difficile ancora comprendere per, eh, per il cittadino, eh, quali saranno effettivamente le conseguenze nel, nel, nel rapporto tra eh, questo paese decisivo nel, nello scacchiere europeo e internazionale, naturalmente ben più ampio, e l'Europa e quindi anche il nostro paese? Ma come si diceva poco fa anche la rigenerazione urbana è un argomento, ormai le città non si espandono più, pensate che tutti i piani urbanistici che sono stati disegnati negli anni 60 presupponevano che l'Italia oggi avrebbe avuto 100 milioni di abitanti, siamo a meno della metà, quindi ci sono più case di cui c'era bisogno e addirittura come, come qualche osservatore segnala, in un certo senso condizionano i giovani, le nostre generazioni, perché i nostri genitori hanno tirato su casa, hanno impostato come dire, hanno investito il loro patrimonio in case che stanno in territori dove questi, i loro figli non trovano più lavoro. Il sud Italia da questo punto di vista è emblematico, no? ci sono i, i cosiddetti piani già pronti nelle palazzine per essere costruiti e per ospitare la nuova famiglia del figlio che si andrà a sposare, ma quel figlio ormai non trova più lavoro lì, dovuto andare altrove. Però il patrimonio familiare è rimasto lì, su quel territorio, e in un momento di crisi dell'immobiliare. Quindi abbiamo, diciamo, una, una complessità di, di argomenti che affrontiamo insieme anche per dire a Jennifer Alsop che è una delle grandi esperte di immigrazione anche l'immigrazione è uno dei temi che condizioneranno la nostra città, è inevitabile ormai il fenomeno, dobbiamo eh, imparare semmai a gestire questo fenomeno e non viverlo come stiamo continuando a fare da più di dieci anni come se fosse un'emergenza esplosa eh, pochi, pochi mesi fa a cui non, non siamo pronti a, a rispondere Molto interessanti sono anche eh, le questioni legate alla digitalizzazione, la lobbying, l'innovazione, poi l'agricoltura e la rural innovation, tra l'altro ne parleremo anche proprio con uno dei nostri ospiti in collegamento telefonico, Renato Quaglia, giusto per chiudere il quadro iniziale. Lobbying è uno dei, dei nuovi temi, basta, è finito, forse sta finendo il tempo dell'imprenditore che in una zona opaca o non illuminata cerca il rapporto con il decisore pubblico, si sta dando finalmente una legge per gestire. E per soprattutto a regolare questo tipo di relazioni. Ne parleremo con Alfonso Celotto, che è un professore di diritto pubblico e tra l'altro grande satirico della, della burocrazia. Michele Palma è contingente della presidenza del Consiglio dei Ministri e, e, e i nostri sindaci, Onsel, sindaco di Udine, e Romoli di, di Gorizia. Sulla digitalizzazione avremo alcuni degli ospiti più interessanti di questo momento: si va dalla, dalla Zuanelli a Morace, Qualizza di Corinto, il nostro assessore eh, Giacomini, eh, assessore di innovazione Qui del Comune di Udine, si discuterà di che cosa significa digitalizzazione alla fine, perché quando parliamo di ente pubblico intendiamo un certo tipo di digitalizzazione, quando parliamo di, di studenti, di persone, di cittadini o di imprenditori, parliamo di altre idee di digitalizzazione. E tutto ciò mentre le generazioni tra loro si accavallano e creano valori e modalità diversi di usare questi, questi strumenti. Per chiudere ci sarà anche appunto il tema delle start-up, le imprese, l'università e poi pensioni e lavoro, ma di questo ritorneremo a parlare tra poco. Rimanete con noi, Obiettivo Friuli. Che verrai. Questo dunque lo slogan dell'edizione 2017 del Future Forum in programma a Udine da martedì prossimo 14 febbraio sino a sabato 18. Ne stiamo parlando con alcuni dei protagonisti eh, per un programma a frutto della collaborazione tra diversi curatori. Assieme a Renato Quaglia, che è ospite qui con noi, han, hanno operato Francesco Cancellato, direttore del quotidiano Online L'Inchiesta, nonché due conoscenze dei precedenti Future Forum come Emanuele Ferragina. Di Science Po Paris e l'esperto di culture digitali Daniele Pitteri. Proprio Francesco Cancellato è in collegamento con noi. Ben trovato, direttore. Buongiorno a tutti. Partiamo dunque con il suo concetto di future forum e la sua adesione a questo format che, come spiegavamo eh precedentemente, assieme al project manager Renato Quaglia, eh sta di anno in anno eh portando davvero tanti elementi di discussione utili al territorio friulano e non solo. Future forum tra l'altro è un format che mi piace molto. A cui diciamo, ho preso parte lo scorso anno, diciamo. Portando acqua come moderatore a un dibattito, e sono molto contento diciamo di dare un mio contributo più ampio quest'anno. Quindi ringrazio Renato e la Camera di Commercio di Udine per la possibilità. Noi ci siamo concentrati prevalentemente sul tema del lavoro: nel senso che, secondo me, o meglio, anche in virtù delle riflessioni che stiamo facendo come quotidiano, diciamo tra i grandi temi dei prossimi anni c'è proprio il tema del lavoro: nel senso, non stiamo più parlando di. Eh, che tipo di lavoro troverò, che contratto avrò, che prospettive in qualche modo mi darà il lavoro per evolvere la mia carriera. Stiamo parlando proprio, eh, andando alla radice del problema, cioè, ci sarà ancora il concetto di lavoro nei prossimi anni, se sì, come sarà? Se in qualche modo diciamo, la nostra umanità, che è sempre stata in qualche modo legata al lavoro, era sempre visto come la fantascienza. Come fantascienza diciamo, le tecnologie che ci emancipassero quasi totalmente dal trovare lavoro, come si relazionerà con questo nuovo stato delle cose? Ecco a tutte queste domande abbiamo cercato di rispondere ovviamente partendo dall'attualità, partendo da drammatici dati sulla disoccupazione giovanile in Italia, partendo dalle ultime riforme fatte e partendo da eh, quello che è il dibattito forte oggi sul reddito di cittadinanza e sul uh, mutamento, diciamo anche del welfare stiamo cercando insomma, di portare avanti, avanti una riflessione che riuscirà a essere importante in questa, in questa edizione del festival. Cancellato sarà protagonista nella giornata conclusiva di sabato 18 dalle ore 10 eh, al Future Forum. modererà assieme al direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestiera, il confronto appunto su pensioni, lavoro, nuove povertà. E ci sarà un faccia a faccia con l'ex ministro Elsa Fornero, colei che ha firmato la penultima riforma del lavoro, approvata senza nemmeno un'ora di sciopero, ma cancellata solo due anni dopo dal Job Act. Che cosa vi aspettate da questo confronto cancellato? Ah, poi sicuramente molto interessante a mio avviso, molto interessante perché noi ci ricordiamo Elsa Fornero ovviamente solamente eh, per la questione eh, della riforma delle pensioni, diciamo la sua riforma del lavoro in qualche modo è passata sotto silenzio ed è passata anche abbastanza senza lasciare grandi tracce, anche perché in due anni uno non può assolutamente eh, valutare diciamo, il valore di una riforma, la sua capacità di incidere nella società. Tantomeno se su questa riforma non vengono messi dei soldi. Quindi l'occasione di avere una persona che ha fatto un'importante riflessione sul mondo del lavoro, che ha eh, fatto una riforma, che ci può raccontare in qualche modo tutto quello che funziona e soprattutto che non funziona, visto che lei l'ha vissuta un po' da aliena, da tecnica, nella macchina politica che genera e crea e dovrebbe creare, diciamo, eh, le condizioni affinché il mercato del lavoro si evolva. Insieme all'economia, al, al pari impresa, alle tecnologie, ai mutamenti della società. Ecco, tutto questo secondo me sarà molto importante coglierlo anche perché, e io che ho avuto modo già di parlarci più volte con lei di questi temi posso anticiparlo. Elsa Fornero su questi temi ha molto da dire, credo sarà un dibattito molto interessante da questo punto di vista. Renato Quaglia dunque tanti argomenti eh, succulenti di discussione e il protagonismo di Cancellato come di altri giornalisti di primo piano a livello nazionale fortifica ancora di più eh, diciamo, la qualità della discussione. Ma è un grande contributo quello di Francesco Cancellato e quello degli altri curatori, e in generale diciamo che siamo consapevoli che come, eh, come, come accade ormai al l'imprenditore per la propria impresa, come accade al decisore pubblico per la propria attività, lo sguardo deve essere plurale. abbiamo bisogno di punti di vista, di culture, di saperi, di, di relazioni, ma soprattutto anche di, di, di sguardi diversi. Quindi questo future forum, ancor di più, è, eh, rappresenta uno sguardo plurale che probabilmente eh, è, uno, è uno dei segni che caratterizzeranno anche questa fase storica che stiamo attraversando, plurale, cioè guardare insieme e cercare insieme le soluzioni. Nel pomeriggio, sempre di sabato 18 febbraio dalle 15.30, spazio a Sharing Economy, Job Act, terza rivoluzione industriale, sussidi all'innovazione, tasse sui robot, reddito di cittadinanza, cancellato anche in questo caso, lei eh, sarà protagonista, una domanda, i robot sostituiranno i lavoratori, la domanda da un milione di dollari. I robot sostituiranno molti lavori, sì, diciamo che in questo dibattito io non sarò protagonista nel senso che da me non avrete risposte ma ovviamente avrete dai tanti relatori che parteciperanno che sono sindacalisti, studiosi delle materie del lavoro, persone che hanno elaborato anche pezzi di riforme importanti come il Jobs Act, il tema a mio avviso qui è, è duplice, nel senso che ogni tecnologia in qualche modo brucia dei posti di lavoro, il tema è che oggi li brucia in modo molto più veloce che prima, nel senso che le tecnologie si affastellano una sopra l'altra. Abbiamo appena finito di pensare ai posti di lavoro che brucia la sharing economy e ci troviamo ai posti di lavoro che brucia l'automazione. Finiremo con l'automazione, magari non avremo nemmeno finito e arriveranno i robot umanoidi che sostituiranno le badanti. Insomma, l'innovazione sta facendo passi da gigante e ogni volta il tema è che brucia i lavori, quelli a basso valore aggiunto, a bassa scolarizzazione. Lavori che già di per loro sono abbastanza sottopagati e che comunque diciamo, sono spesso nelle mani di soggetti che fanno fatica a ricollocarsi e riformarsi. Quindi in realtà è un tema che ci tocca in quanto dobbiamo riuscire a capire come far fronte a questa, a questa difficoltà attraverso un welfare completamente nuovo. In realtà è questo il bello o il brutto della discussione, che il tema del lavoro tocca talmente tanti punti della nostra capacità di generare politiche, della nostra capacità di stare nella società che diventa quasi l'epicentro di tutte le discussioni future. Non a caso, tra l'altro, se noi guardiamo le riforme che sono sul tavolo, che sono state fatte in questi anni e le controproposte delle forze politiche d'opposizione, noi ci troviamo la riforma della scuola che punta a cercare di capire come... Formare le persone per entrare diciamo, in un contesto lavorativo completamente nuovo, pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, la riforma del lavoro a Jobs Act, il reddito di cittadinanza, tutto il tema sulle pensioni, è tutto legato diciamo, a un nuovo paradigma del lavoro. Che cambia completamente tutto, per questo diciamo, abbiamo cercato di mettere dentro, in un'unica discussione, tutti gli argomenti, perché siamo convinti che non possiamo trattarli a compartimenti stagni. Da come sceglieremo, diciamo, di affrontare il lavoro di che economia vogliamo essere, che lavoratori vogliamo essere, dipenderà il nostro welfare, dipenderà la nostra formazione e via dicendo. Grazie, grazie a Francesco Cancellato, direttore del grazie quotidiano online l'inchiesta che troverete appunto nel corso del Future Forum la prossima settimana, protagonista Udine. Assessore Giacomini, sulla parola robot eh, l'ho vista eh, molto eh, pronta a, a voler intervenire. Beh sì, questo è un tema molto molto interessante. Come diceva il direttore Cancellato, eh, la tecnologia ha sempre distrutto il lavoro. La ruota ha distrutto il lavoro di molti facchini. Un tempo grande parte dei lavoratori erano contadini, ora non lo sono più. Ci sono state delle fasi di luddismo, di risposta, in cui addirittura all'epoca dell'Inghilterra, della rivoluzione industriale, c'erano tantissimi lavoratori che addirittura distruggevano le macchine perché mettevano in crisi il loro lavoro. Questo è sempre successo, però ci sono stati dei nuovi lavori. Tant'è vero che poi nei 30 anni d'epoca d'oro, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo accarezzato fino a quasi toccare la piena occupazione. Il problema è che questa innovazione tecnologica, la nuova innovazione, eh, rivoluzione tecnologica informatica, distrugge un sacco di lavori, ma non si capisce se riesce a crearne di nuovi e se riesce a creare una quantità adeguata a sostituire quelli, quelli precedenti. E questa è la novità, il dubbio a cui nessuno adesso sa rispondere con chiarezza, ma questo è un dubbio eccezionale, incredibile. E questa è una cosa su cui cioè, non si devono interrogare soltanto, ad esempio, le forze di sinistra. Le forze di sinistra hanno il concetto di lavoro al centro della propria idea, perché? Perché il lavoro è un redistributore, un vettore di redistribuzione di, di ricchezza. Per questo è importante il lavoro per la sinistra. Ma anche la nostra struttura come, come comunità, ricordo che, L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Nel momento in cui questo lavoro cambia, come cambia il modo in cui stiamo insieme? E per questo è molto interessante anche collegare, e la Camera di Commercio fa bene a fare questo, a collegare questi aspetti della rivoluzione tecnologica a aspetti sociali e umani anche di rivisitazione del welfare. Nel momento in cui scompare il lavoro, che tipo di welfare abbiamo? Basta la cassa integrazione? Basta la mobilità? La mobilità in deroga? Probabilmente servirà qualcos'altro, servirà un reddito minimo, un reddito di cittadinanza. E proprio qui volevamo arrivare. Tra l'altro ricordiamo che a questo appuntamento sarà protagonista anche Tito Boeri, presidente dell'Inps attraverso una video intervista. Renato Quaglia, dunque. E questo reddito di cittadinanza eh, se n'era già iniziato a discutere proprio la scorsa edizione del Future Forum. Sì è vero, quando tra l'altro ci fu un, un dibattito anche acceso tra Emanuele Ferragina che ne sosteneva la necessità e il Presidente Serracchiani che invece non lo considerava applicabile, poi invece il Friuli Venezia Giulia ha approvato una normativa che tra l'altro ci pone all'avanguardia certamente rispetto alle altre regioni italiane, anche perché l'altra regione che ha approvato questo tipo di normativa è il Lazio, però non l'ha finanziata, quindi noi siamo operativi mentre il Lazio è, è, come dire, è potenzialmente operativo. Quindi, eh, certamente, questo cosa significa? Non che il presidente Saracchiani abbia eh, repentinamente cambiato idea, ma che evidentemente la condizione eh, di crisi, la, condizione, la nuova condizione economica che stiamo attraversando, impone anche delle, dei ripensamenti o degli approfondimenti, meglio di argomenti che eh, talvolta vengono presentati in forma ideologica e, in quanto presentati in forma ideologica, non permettono una seria analisi di quali sono effettivamente i pro e i contro di ogni scelta. Si parlerà, sì, di, eh, quindi di ridistribuzione del reddito. Alcuni dei personaggi che avremo l'ultimo giorno, cito solamente Marco Leonardi, che di fatto è il consigliere economico del Premier Gentiloni, così come Nannicini era quello di, del Premier Renzi, e, e insieme a Bentivogli della CISL piuttosto che Ferradini che è uno dei grandi esperti proprio di reddito di cittadinanza. Ma dico, il, eh, ritornando anche a quello che, che dicevano eh, sia, sia Giacomini che Cancellato, probabilmente sull'innovazione dobbiamo anche prendere atto che comincia a imporsi nel dibattito economico una definizione, per certi aspetti semplificatoria per altri invece anche illuminante, che parla di soft innovation, cioè di innovazioni come dire che arrivano in, in maniera felpata all'interno di un sistema e di tsunami innovation, cioè di innovazione che invece arriva e di fatto come uno tsunami determina dei cambiamenti che cambiano radicalmente lo scenario, il paesaggio che attraversano e ritirandosi proprio eh, costruiscono un, un nuovo sguardo e talvolta anche dei, dei danni eh, superiori a quelli che sono gli elementi invece di positività che l'innovazione normalmente porta. Facendo una breve pausa riflessiva, abbiamo parlato davvero di tanti argomenti molto complessi, molto pregnanti, una curiosità, quando iniziate a selezionare gli ospiti che partecipano alle varie edizioni del Future Forum, con che criteri, come ci ragionate? A differenza di un, di un festival tematico, che come dire ha i suoi tempi e soprattutto impone di concentrarsi sull'argomento in sé. Prendiamo il Festival della Letteratura di Pordenone, no? Pordenone legge, una delle iniziative più interessanti che si fanno in Italia in questo momento sulla lettura. Io credo che l'attenzione di chi lo organizza sia concentrata sulle caratteristiche, le qualità, e le modalità della scrittura. Noi quando lavoriamo su Future Forum, cominciamo il nostro lavoro almeno sei mesi prima. Però eh, come dire, siamo condizionati da, da anche dagli accadimenti, ad esempio. Nel primo incontro, quello sulla geopolitica, noi non avevamo previsto una presenza di esperti dall'area iraniana e del Golfo. Non l'avevamo previsto perché gli argomenti che vanno dalla, dalle nuove aperture dell'Iran fino alla, alla questione siriana così, così complessa, così come dall'altra parte la questione della Cina, sono argomenti su cui come dire, si sono spesi molte riflessioni in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Per cui ci eravamo concentrati sul nuovo, cioè Cuba da un lato, e l'Africa eh, che viene considerata sempre un, un tema, eh, un'area da cui si deve aspettare un nuovo sviluppo dall'altro. Ma le nuove posizioni di Trump ci hanno costretto a riaprire il, il tema iraniano e quindi abbiamo solamente ieri trovato un esperto della London School of Economics che arriverà da Londra, si chiama Penjan Abdullah Madi, eh, che ci verrà a parlare proprio dell'economia iraniana e del Golfo in questa nuova... Posizione che in questa nuova situazione, che le posizioni di Trump in qualche modo annunciano completamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi. È il momento di tornare a fermarci con la musica, ma tra poco continueremo ad analizzare il programma, gli ospiti, gli argomenti dell'edizione 2017 di Future Forum. A proposito dell'utilizzo dei social network, dei portali internet da parte dei cittadini, delle comunità, il virtuale Daniele Pitteri, si riuscirà mai a trovare un punto di equilibrio tra la libertà di ognuno e il controllo sociale che in tempi come questi in cui diciamo, la minaccia terroristica è sempre dietro l'angolo e impongono molta attenzione e c'è qualcuno che insomma, spinge su maggiori controlli da parte dell'attività online? Di ciascuno di noi, allora, questo è uno dei problemi che sicuramente andremo a toccare, ed è probabilmente uno di quelli più delicati. Qui diciamo non è soltanto il problema della salvaguardia dei dati personali, delle modalità in cui sono usati, eccetera, ma anche di tutto quanto il processo che si generano. Facciamo un esempio molto semplice, no? Se noi andiamo su Internet. E cerchiamo un'informazione, questa informazione, ad esempio, un informazione, faccio un esempio giusto per capire, no? esattamente, eh, sono utili e comprensibile. Esatto, no al referendum, i motivi del no al referendum costituzionale che abbiamo fatto. Eh, che cosa succede? Che eh, io devo accettare, vado su un sito, questo sito mi chiede di accettare i cookies. I cookies. Servono a seguirmi e in qualche modo a selezionare le mie preferenze. Ora, che cosa succede? Che nel momento in cui io cerco informazioni sul referendum, mi troverò facilmente nuove informazioni orientate verso il no perché la prima volta avevo cercato il no e nel momento in cui ci clicco sopra e do l'ok ok a nuovi cookies rafforzo questa mia posizione il no questo che cosa significa che se io non pulisco il computer e quasi nessuno lo fa da questo punto di vista se io non pulisco la query Accade che sostanzialmente mi ritrovo in un mondo di unanimismo collegato ad una mia posizione di partenza e questo è un rischio enorme da questo punto di vista perché è un abbattimento totale della possibilità di dibattito e di confrontarsi con posizioni differenti. Allora, coloro che, e sono tanti, e io sono stato uno fra questi perché mi sono occupato dei processi di democrazia elettronica nel 2007 pubblicando appunto un libro con questo titolo per la terza, coloro che sono entusiasti nei confronti della partecipazione e del dibattito. Online, quindi di un allargamento della vita pubblica e politica a, a, non più basata sulla rappresentazione, sul criterio di rappresentatività e di delega, ma appunto che vede una partecipazione dei cittadini. Bisogna tener conto che a un certo punto ci sono dei processi che rischiano di. Come dire, incancrenire le discussioni all'interno di una posizione di partenza senza dare la possibilità di cambiarla. Questo fenomeno è chiarissimo: se noi cerchiamo un paio di scarpe eh, su Google eh, e poi andiamo su Facebook, troveremo nella nostra pagina Facebook la pubblicità delle scarpe. Ecco, e, e accade assolutamente la stessa cosa, se io cerco no al referendum riproverò poi nella mia pagina Facebook tutte le opinioni contrarie al referendum, mi trovo in un mondo unanime sulla mia posizione, capisce? Questo è un problema forte, perciò parlavo di processi e linguaggi, altre cose riguardano, non lo so, ad esempio la trasmissione del sapere e i processi formativi, no? Le, le app, ad esempio, sono delle scorciature formidabili no? per fare le cose in modo efficiente. Però c'è cioè, il problema è che, ad esempio, la maggior parte dei giovani eh, di oggi, dei cosiddetti nativi digitali, non ha mai sperimentato che cosa significa perdersi, non trovare la strada giusta eh, perché? perché con eh, le Google Maps si orienta tranquillamente nelle cose. Ora. Questo è utilissimo, non c'è dubbio, però è un problema, perché è un problema che rende eh, diverso il rapporto fra l'uomo, l'individuo, lo spazio, eh, la toponomastica, la struttura delle città e cose di questo genere. Allora noi dobbiamo interrogarci su queste conseguenze, ecco, questo è il ragionamento che noi vorremmo fare, che non sono né positive né negative, ma dobbiamo tenerle entrambe in considerazione e provare a capire, eh, nell'un caso e nell'altro, quali scenari possono prospettarsi. Giustamente, allora ringraziamo Daniele Pitteri, esperto di cultura digitale e protagonista di questo incontro giovedì 16 in Sala Valduga. Renato Quaglia, il tema eh, delle giovani generazioni, dei ragazzi, voi eh, lo, proprio, lo affronterete proprio con loro eh, e a loro darete una possibilità in più rispetto alle precedenti edizioni. Sì, devo dire che la Camera del Commercio fin dall'inizio ha cercato il rapporto con gli istituti superiori della provincia. Abbiamo seguito per anni dei programmi in cui abbiamo invitato. I giovani stessi, gli studenti, le classi, gli istituti a pensare anche futuro, a progettare futuro. Oggi stiamo proponendo loro di partecipare in una maniera anche diretta a questo official forum. Diverse classi stanno elaborando eh, rispetto al programma gli ospiti che avremo delle domande che proprio gli studenti formuleranno ai nostri relatori, li riceveranno, i nostri relatori riceveranno queste domande prima di arrivare a Udine e quindi in questi dibattiti porteranno non solo come dire, il loro discorso tipico, il discorso di cui sono esperti, ma anche delle risposte a quello che questa generazione che si sta affacciando con timore, con preoccupazione, con insicurezza al proprio futuro vuole rivolgere loro per capire qualcosa di più. E allora noi ritorniamo a fermarci per l'ultima volta con la musica e poi andremo a scoprire le ultime novità del Future Forum 2017. uno degli argomenti che susciterà più interesse nell'edizione 2017 del Future Forum tra le tante che vi stiamo raccontando qui a Obiettivo Friuli sempre in compagnia dei nostri ospiti c'è quello legato all'agricoltura, alla rural innovation forse perché è un tema che per il Friuli è da sempre importante ne vogliamo parlare con Agostino Ritano che è un cultural manager e sarà proprio il moderatore dell'incontro dedicato a, a questo tema eh, che si eh, terrà appunto eh, durante l'edizione 2017 di Future Forum, la prossima settimana a Udine. Bentrovato, Ritano. Eh, salve, buongiorno. Un tema dunque legato all'open source ecology, un eh, fenomeno mondiale che sta prendendo sempre più piede. Sì, in realtà eh, l'Open Source Ecology è un diciamo il fenomeno dell'open source è un fenomeno globale, noi ospiteremo il fondatore dell'Open dell Source Ecology che è Marcin eh, Jakubowski che è appunto fondato questo movimento globale per poter autocostruire i eh, trattori o le macchine agricole. Quindi sarà una giornata dove a diverso modo e diciamo, da diverse angolazioni osserveremo e discuteremo del fenomeno dell'innovazione in agricoltura. Innovazione non soltanto del prodotto ma soprattutto innovazione di processo. Oggi una grande opportunità di futuro per il nostro Paese passa proprio da quelli che consideriamo un po' i territori eh, marginali. Quindi la forza propulsiva del nostro paese eh, risiede forse eh, proprio in queste aree eh, periferiche, in queste aree cosiddette rurali, ed è proprio eh, la ruralità che può essere l'emblema di un nuovo avvio eh, e di una nuova, di una nuova crescita. Uh, queste aree sono ricchissime, sono ricchissime di spazi, sono ricchissime di paesaggi e soprattutto assistiamo ad un fenomeno che è quello del ritorno alla terra. Un ritorno però alla terra dei giovani non nostalgico ma tutt'altro che nostalgico, carico uh, di scommesse e soprattutto carico di competenze. Un fenomeno straordinario uh, che uh, come dire, si contrappone a quello della fuga dei cervelli è proprio quello del downshifting, ovvero quello del ritorno di competenze giovani nei paesi di origine. Proprio nei paesi di origine si innestano percorsi di innovazione e di costruzione di futuro. Proprio su questo tavolo, Renato Quaglia, eh, si innesta il discorso eh, che facevamo in apertura, quello del legare il locale al globale. Proprio qui eh, parteciperanno sia esponenti eh, del mondo dell'economia agricola, del vitivinicolo friulano con esperti eh, di fama internazionale. Sì, devo dire che i curatori che mi hanno aiutato, tra cui Agostino Ritano, come prima Daniele Pitteri, o Cancellato, Ferragine, insomma abbiamo ragionato con loro su come questo future forum deve sì indicarci delle prospettive, delle buone prassi, delle, delle, delle intuizioni che potremmo in qualche modo prendere a riferimento per nostre... Penostrazioni, ma deve soprattutto anche riuscire a riportare continuamente questa esperienza alla nostra esperienza quotidiana, cioè questo Fischer Forum vuole essere uno strumento per lo sviluppo del Friuli e non solamente l'elaborazione di alcune riflessioni, come dire, astratte dal, dal contesto in cui avvengono. E devo dire che Ritano è riuscito a, a avvicinare in questa mattinata di cui di cui è responsabile culturale è riuscito a... Ricordiamolo, non l'abbiamo letto prima, la giornata di venerdì, è il pomeriggio di venerdì 17, quando la mattina ci sarà Francesco Boccia che insieme al generale Carbone parleranno di tasse di evasione, di grandi evasioni fiscali internazionali cioè Boccia ci parlerà del, di come Google riesce a raccogliere come dire, utili, straordinari a fronte di eh, piccole percentuali di ritorno in di tasse, tra l'altro in paesi compiacenti, come in questo caso l'Irlanda, mentre il Generale Carbone ci parlerà dei cosiddetti paradisi fiscali. Nel pomeriggio invece questa sessione curata da Ritano prende, prende lo spazio che è anche, è anche indispensabile, come, come lei stesso stava, stava citando prima, in una, in una regione che è di fatto ha una cultura una tradizione contadina, ma la nuova tradizione contadina, il nuovo, la nuova agricoltura è un'agricoltura che si fa a computer, che si fa eh, mettendo in moto. Delle macchine in remoto che si fa oppure condividendo e ripensando anche gli spazi della città, insomma. Ritano, da questo punto di vista, può raccontarci qualcosa di interessante. E infatti, proprio a Ritano, giriamo la domanda e chiediamo a lui di raccontarci quali sono i paesi e le frontiere più evolute di questo nuovo modo di fare agricoltura. Beh, certo, il, sicuramente il, il nostro paese si sta ritagliando un ruolo, un ruolo importantissimo. Eh, secondo gli ultimi calcoli della Fondazione Simbola e di Non Camera, ad esempio, eh, il 61% dei nuovi posti di lavoro creati sono proprio collegati a quella della cosiddetta economia verde. No? Quindi, come in realtà la crisi ha fatto emergere eh, nel nostro paese, come l'agricoltura multifunzionale eh, genera anche esternalità positive, sia nell'ambito socio-economico, eh, sia nell'ambito del, del cosiddetto welfare sociale. No? Quindi, una delle sfide del nostro tavolo sarà quello di affrontare il tema dell'innovazione sociale legata all'agricoltura, quindi a tutti quei percorsi e quei fenomeni di cambiamento che di fatto vedono al centro l'agricoltura che genera in realtà un benessere diffuso. Rimanendo sempre in ambito di agricoltura, di nuove frontiere e di temi legati anche allo sviluppo energetico, alla riqualificazione degli spazi urbani che rientra naturalmente anche nell'ambito delle discussioni che si affronteranno al Future Forum, c'è stato anche negli ultimi anni, siamo dopo un'esplosione delle energie rinnovabili, un loro ridimensionamento. Come si lega tutto ciò al mondo agricolo? Al mondo agricolo, eh, il mondo agricolo è un terreno di eh, straordinaria sperimentazione eh, delle, delle energie rinnovabili. Come diceva eh, Renato Quaglia prima, eh, il contadino non è più come dire. Eh, quello che noi abbiamo costruito come immaginario nel Novecento, ma il, il contadino oggi è un soggetto evoluto che da remoto attraverso tutti i device eh, gestisce dispositivi complessi e tra questi dispositivi complessi sicuramente eh, la gestione e l'ottimizzazione delle risorse energetiche. Un tema interessantissimo che affronteremo, ad esempio, è quello della frugalità, no? come riuscire ad ottenere di più con poco. In questo la tradizione rurale ci ha insegnato molto, in questo tempo di crisi probabilmente è in quel bacino eh, diciamo, di esperienze e di competenze che dovremmo andare eh, ad attingere. C'è tutto un fenomeno, ad esempio, che va sotto il titolo e il nome di eh, ruralità critica, ovvero come oggi anche all'interno degli spazi urbani si aprono... Degli squarci di ruralità e di sperimentazione di tutta la cultura verde della sostenibilità, quindi osserveremo da vicino ad esempio il fenomeno degli orti urbani che è strettamente connesso a tutti i sistemi di ottimizzazione energetica: coltivare in prossimità, produrre in prossimità per abbassare in primis anche i costi energetici, non soltanto quindi l'orto urbano come valore simbolico, ma anche l'orto urbano come terreno di sperimentazione. Grazie, grazie ad Agostino Ritano, l'appuntamento dunque anche con lui per i nostri radioascoltatori, chi eh, vorrà andare ad ascoltare questi temi, queste discussioni il venerdì pomeriggio alle 15.30. Noi rientriamo in studio per il giro finale di confronto con i nostri ospiti, proprio dagli orti urbani volevo ripartire, Assessore Giacomini, Udine anche in questo campo è all'avanguardia. Sì, noi abbiamo numerosi, numerosi orti urbani che abbiamo sviluppato già nel, nel primo mandato del sindaco Onsel, quindi dal 2008 al 2013, e, ed è stata un'esperienza molto, molto interessante che ha un valore non soltanto economico ma anche sociale, perché le persone poi escono di casa, si incontrano in queste occasioni che diventano anche occasioni relazionali. E poi appunto c'è la sfida dell'efficientamento degli edifici anche con, con, con scuole cittadine abbiamo fatto diversi, diversi progetti legati anche all'efficientamento di, di edifici anche storici, ovviamente una sfida non, non molto facile come potrete, come potrete intuire ma, ma, ma molto importante. L'aspetto dell'energia è, è ovviamente, ovviamente centrale soprattutto per un paese come l'Italia che è povero di risorse energetiche e che quindi deve efficientare al meglio quelle che sono le poche risorse disponibili. Renato Quaglia, un programma davvero ricco, lo abbiamo iniziato a scoprire, abbiamo dato eh, qualche indicazione utile ai nostri radioascoltatori, ma il Future Forum sarà anche altre eh, iniziative nei mesi successivi, se non erro. Sì, certamente il Future Forum è il, diciamo, il momento pubblico più rilevante del programma di Friuli Future Forum, che questa intuizione... Che da Pozzo ha avuto per offrire come Camera di Commercio non solamente i servizi ordinari che una Camera di Commercio propone ai propri territori, ma anche delle occasioni per, eh, per poter sviluppare, un riportare la parola futuro dentro al discorso pubblico, dentro al discorso imprenditoriale, dentro alle prospettive di, 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 della formazione della vita sociale civile di un territorio. In questo Friuli Feature Forum ritroveremo anche alcuni, alcune fasi di progettazione che abbiamo sviluppato con i nostri partner che come Camera di Commercio sono il Comune di Udine e l'Università degli Studi di Udine, in particolare il tavolo Udine 2024 è un tavolo su cui Comune, eh, Università e Camera di Commercio stanno cercando di riflettere su alcune prospettive della città, crediamo che nel, nelle prossime settimane riapriremo il, il discorso che abbiamo già impostato sulla mobilità perché c'è un tema di, di, di grande importanza che riguarda il contatto tra Udine e, e quello che è il territorio eh, che una volta stava dentro un ambito provinciale oggi invece sta dentro a delle autonomie nuove parliamo di quel quadrilatero che sta tra Gemona, Cividale, Cervignano e San Daniele, questo quadrilatero territoriale rispetto a Udine sta vedendo eh, come dire, vede la necessità di ridisegnare alcune funzioni, di scambiare con maggiore efficacia, alcun, di condividere con maggiore efficacia alcuni dei servizi principali da dare ai cittadini. Sto pensando all'altra parte anche al tema della nuova manifattura, che con l'assessorato regionale delle attività produttive, la Camera di commercio di Udine e quella di Pordenone insieme hanno affrontato lo scorso anno e che arriverà tra qualche settimana anche al suo momento conclusivo, quindi al momento pubblico di, di riflessione, a cui ha partecipato l'Ox, che per quello che riguarda la Camera di commercio è un partner privilegiato. Siamo davvero in chiusura, naturalmente per chi si fosse perso qualcosa ne abbiamo davvero raccontate parecchio, ben 50 gli ospiti che eh, da martedì 14 a sabato 18 animeranno Udine, il cuore innovativo di Udine. Sul sito internet www.friulifutureforum.com si potrà andare a scaricarsi il programma, a visionare anche nel corso delle giornate quaglia i vari resoconti dei reporter che eh, seguiranno tutti i vari incontri, insomma, eh, in innovazione anche in questo campo. Certamente perché il programma è seguito da alcuni dei più interessanti eh, giovani giornalisti che lavorano nelle diverse redazioni del, del territorio friulano, L accompagneranno tutto il programma dandone resoconti in tempo reale, quindi permettendo una moltiplicazione, una disseminazione dei discorsi, delle parole, delle frasi, dei punti di vista, delle teorie che il Friuli Future Forum e il Future Forum in particolare proporranno in questi cinque giorni, dal 14 al L'invito però comunque a esserci per il pubblico perché il contatto diretto con personaggi che arrivano dai cinque continenti e che rappresentano alcune delle esperienze, dei saperi maggiori in tutti i settori: vanno dall'agricoltura alla politica, dalla geopolitica all'economia, dal lavoro alla digitalizzazione fino all'università riusciremo davvero a riportare Udine al centro di un dibattito, di una riflessione di altissimo livello. Incontrare, conoscere questi personaggi è un'opportunità reale. Grazie, grazie a Renato Quaglia, project manager del Future Forum, a Gabriele Giacomini, assessore all'innovazione del comune di Udine e poi ai nostri ospiti in collegamento telefonico, Agostino Ritano, Francesco Cancellato e Daniele Pitteri. Grazie soprattutto a voi che avete scelto le nostre frequenze, quelle di Radio 1 RAI. Da David Zanirato e dalla curatrice del programma, Claudia Brugnetta, buon proseguimento d'ascolto e a breve la linea alle notizie della TGR.